fosse rimasto pagano non avrebbe violentato la natura. I paganesimi la consideravano divina, di norma adoravano alberi e sorgenti. Anziché sul tempo, posto dalle religioni cosiddette rivelate al centro dei loro dogmi, i paganesimi ruotavano sullo spazio e, salvo eccezioni, preferivano la misura alla trascendenza e l'armonia a ogni altra cosa. Religioni sedicenti rivelate hanno instaurato fra noi il fanatismo, e quella cristiana che lo ha spinto all'estremo ha divinizzato la follia, glorificato l'incoerenza e legittimato il disordine in nome di un maggior bene. Finché queste tesi spaventose non disposero che di mezzi senza portata, gli uomini le accettarono. Ma da quando le nostre opere sono in sintonia con esse, avvertiamo l'enormità dei nostri imperativi e, ancor più, la loro demenza. L'idea dell'incarnazione è la più mostruosa, e il futuro vi cercherà la causa efficiente dei nostri paradossi insolubili. Uno dei suoi effetti è lo stupro della natura, al quale la trascendenza ci prepara e che l'odio per il mondo legittima. Non si deve mai dimenticare che per i cristiani mondo, carne e diavolo formano un'antitrinità.